Volontari e tecnici si sono ritrovati sabato al Passo Pura tra Ampezzo e Sauris per far nascere il primo campo sperimentale di rimboschimento. Fai nascere un bosco nuovo è una delle tante iniziative della Giant Trees Foundation Onlus, che ha sede a Tarcento e che prevede la realizzazione di boschi pseudonaturali nei comuni colpiti appunto dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018. La ricostruzione di boschi a scopi sperimentali, didattici e divulgativi avviene sotto la supervisione dell'Università di Udine e di Torino, nei pressi di Sappada, Ampezzo e Moggio Udinese. Vi racconteremo questo preziosissimo lavoro in questa puntata di oggi di Buongiorno Regione di martedì 13 ottobre. Bentornati con noi in studio. Adesso cambiamo argomento, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. In seguito alla devastazione della tempesta Vaia di fine ottobre, la Giant Trees Foundation Onlus, che ha sede a Tarcento, ha ideato una serie di iniziative per ricostruire alcuni boschi. Volontari ed esperti si sono trovati sabato al Passo Pura tra Ampezzo e Sauris per far nascere il primo campo sperimentale di rimboschimento. Un'attività che è una specie di continuazione della Forest Summer School, dove abbiamo raccolto queste voci. Sentiamo. Sono venuto qui per un po' per curiosità, un po' per vedere come funzionava l'ambiente bosco, che lavori si fanno e soprattutto come si può riparare a certi danni che sono stati fatti da tempeste così forti. E soprattutto ho portato i miei figli a provare a vedere cosa significa lavorare, per gli altri soprattutto, per il bosco e per fare un'esperienza sociale. Adesso torno a casa con molta esperienza, sul lavoro di squadra e sono anche molto divertito. È bello, cioè mi piace, quindi vengo più che volentieri. Questo è quanto. In collegamento Andrea Maroè, agronomo, arboricoltore, per la regione segue gli alberi secolari, ma anche presidente della Giant Trees Foundation Onlus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, com'è andata sabato? Ci racconti? Avete fatto nascere un bosco nuovo? Sì, devo dire che è andata molto bene, nonostante appunto il tempo che ci si aspettava terribile, invece ci ha assolutamente agevolato. C'era una splendida giornata di sole e abbiamo piantato oltre 700 alberi con quasi un centinaio di volontari che sono saliti fino al Passo del Pura, proprio con armati di pale e picconi per impiantare questi nuovi alberi. È il primo campo sperimentale di rimboschimento, no? Che è una specie di continuazione dell'attività della Forest Summer School. A chi si rivolge questa scuola e cosa si impara? Ecco, l'idea è nata appunto dopo la tempesta Vaia per avvicinare le persone e per far capire qual era il lavoro da effettuare in bosco, quali erano le difficoltà per far rinascere un bosco, ma soprattutto anche per cercare di capire come l'uomo può aiutare la foresta in questi drammi per la foresta che hanno colpito oltre 10 milioni di metri cubi di alberi, li hanno abbattuti. E quindi c'è la necessità di ritornare nel bosco e imparare che cosa si può fare. Proprio per questo abbiamo creato questo campo sperimentale per valutare quali nuove piante possiamo impiantare, come dobbiamo piantarle e come dobbiamo farle crescere, proprio per gestire nuovamente il bosco in questi frangenti abbastanza terribili. E tra le attività che fate è anche il tree climbing, una delle attività dunque importanti anche sue, perché proprio lei è stato pioniere del tree climbing. Tanti anni fa era stato tra i primi ad arrampicarsi sugli alberi altissimi, tra l'altro. Beh, diciamo che il tree climbing è un modo per avvicinarsi agli alberi, per curarli, per potarli, per gestirli in maniera naturale, ecologica e meno impattante possibile. Permette appunto di arrampicare l'albero e di conoscerlo dall'interno,
Infatti l'albero cresce dall'interno verso l'esterno e questo proprio è una modalità di lavoro assolutamente congeniale per l'albero, ma anche proprio per conoscerlo. Per questo li arrampichiamo anche in giro per il mondo, proprio come fondazione, per conoscere che cosa c'è sugli alberi, soprattutto oltre i 50 metri, dove l'uomo difficilmente è andato meno sugli alberi di 50 metri che non sull'Himalaya, tanto per capirci. Perché è importante studiare gli alberi? Perché è importante risalire la chioma e capire e individuare l'albero padre? Allora, noi siamo andati anche in Ecuador, dove appunto questi alberi sono nascosti all'interno della foresta e, come dicevo prima, sopra i 50 metri troviamo una biodiversità ancora sconosciuta. Ci sono 50 centimetri di terreno, di terra vegetale sui grandi alberi, che è nata in centinaia, in migliaia di anni proprio sull'albero ed è molto diversa dalla terra che c'è al suolo. E quindi ci sono microorganismi, insetti, felci, orchidee, assolutamente ancora sconosciute. Ci sono i padri della foresta che in qualche modo coordinano l'attività della foresta e degli altri alberi, insegnano agli altri alberi come difendersi anche. Esatto, conoscere il grande albero in realtà e tutelarlo significa salvaguardare l'intera foresta, perché il grande albero, l'albero padre o madre della foresta, come lo chiamavano gli antichi e le popolazioni autoctone, sono quelli che gestiscono attraverso l'apparato radicale, ma anche attraverso sostanze chimiche che emanano nell'atmosfera, tutta la complessità della foresta, degli altri esseri vegetali, non solo appartenenti alla loro specie, ma anche a tutte le altre specie presenti. Abbiamo pochissimi secondi per chiederle se ci racconta il momento più emozionante, in pochissimi secondi. Diciamo il più emozionante sicuramente è quello quando ho arrampicato uno degli alberi più vecchi della Terra, oltre 4.800 anni, e le stesse foglie erano ancora più vecchie di me, avevano 40 anni, io ne avevo 35. E negli ultimi anni però anche la scoperta dell'abete bianco più grosso in volume e anche più alto d'Europa, oltre 60 metri e 70 metri cubi di legno in un solo albero. Attualmente grazie. È la 18ª pianta più grande al mondo. Complimenti, congratulazioni per la vostra attività, grazie Andrea Maroe, presidente della Giant Tree Foundation Onlus, con sede a Tarcento, grazie per essere stato con noi. Grazie. E grazie.